è scontro e rischia di finire anche in un'aula di tribunale con una querela per diffamazione già depositata, lo scambio di accuse tra il segretario di Indipendenza Veneta Michele Favero e il nipote del generale Luigi Cadorna ai vertici della nostra gerarchia militare nella Prima Guerra Mondiale. Favero contesta la tattica e le strategie adottate da Cadorna, accusando di aver portato alla morte migliaia di soldati italiani, una posizione espressa, usando parole forti, anche durante la puntata di lunedì scorso di Focus, condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli. Evidentemente il nipote ha questa nostalgia di un nazionalismo che sta ormai perdendo quota e vuole difendere una storia fasulla, farlocca, che è stata seminata per tanti anni dal tricolore, di tanti soldati mandati a morire. In particolare da Cadorna e dalla sua politica di guerra totalmente fallimentare con le sue spallate sull'Isonzo. Il direttore Bacialli ha invitato in diretta il nipote di Cadorna, Carlo, a intervenire per replicare. E infatti, pochi minuti dopo, Andrea Tirondola, avvocato del nipote di Cadorna, contatta la redazione e interviene. La querela per diffamazione nei confronti di Favero, spiega il legale, è partita per alcune parole giudicate offensive fuori dal contesto di critica storica al comportamento del generale. Il mio assistito agisce nei confronti del signor Favero e anche di altre persone, non per dei giudizi storici che devono restare al di fuori dell'aula del tribunale. Non siamo così stupidi da pensare che una sentenza possa dire chi ha fatto bene o chi ha fatto male. Si contestano unicamente dei termini che sono criminale, che sono assassino, che sono maiale, che sono porco, e potrei continuare. Elogiato inoltre da Favero e contestato dall'avvocato Tirondola, il film Uomini contro di Francesco Rosi, giudicato dal primo utile a capire il comportamento sbagliato di Cadorna e dal secondo una negativa opera di propaganda. Fuori! E io le ordino di uscire ugualmente. E subito. Se lei mi dà un ordine, io non posso fare nient'altro che eseguirlo. Tienilo per il mio ricordo. Vuole o non vuole dare l'ordine di intervenire? Signor, no. L'ha applicato l'articolo 92. Decimazione. La vicenda, insomma, sembra non concludersi qui. Ci sarà un obbligatorio tentativo di mediazione che pare proprio destinato al fallimento e la guerra, stavolta nelle aule di tribunale, sembra destinata a continuare.